Dove cominciamo? Mimmo, come, vabbè, la vittoria del Milan è stata facile, dai. Più facile del previsto. Però, Mimmo, quel rigore si poteva dare, Mimmo. Il Il rigore 3-0 su. di Leao, pare, giusto? No, il rigore, c'è cioè il rigore, scusami, l'espulsione di Eh sì, quello poi che ha Cristo. scaturito il 3-0 di Leao, perché poi Theo Hernandez di là passa palla Adri lancia un per C'era quel Leao. rigore. Tu l'avresti data quell'espulsione, l'avresti combinata. Allora, l'espulsione no, il rigore secondo me c'era per il Lecce. Allora, alcuni dicono Theo Hernandez è volontario, il ginocchio, secondo me non ci può essere volontarietà in quell'azione là, però poteva benissimo saltarlo. Il rigore a Lecce c'era, anche perché se guardiamo la dinamica dell'azione, Theo si ferma a un certo punto, perché Infatti, cioè lui però è tardi. stesso aveva già capito la gravità, diciamo, gravità tra virgolette, che c'era un problema fisico per il calciatore del Lecce, quindi lui si ferma. La cosa più giusta che doveva fare, stessa cosa che non è successa con Pulisic a Roma con la Lazio, è buttare fuori la palla. Pulisic non l'ha buttata fuori la palla perché c'aveva Pellegrini della Lazio, quindi era Pellegrini che doveva buttare fuori la palla. Solo che Pulisic ha fatto, diciamo, un po' fatto finta di nulla, ha preso palla e se n'è andato e poi ha scaturito l'espulsione di Pellegrini. Teo, invece di continuare a passare palla da lì, poteva benissimo tranquillamente buttarla fuori e finiva la Lazio. Però il rigore per il Lecce per me c'era. L'espulsione di Teo no, ammonizione sì. E l'espulsione di Christovic del Lecce Non c'era è neanche stata quella, eccessiva perché pure non quella. guarda mai il calciatore, guarda solo la palla, quindi Cioè, se non non è è fallo di gioco volontario. Anche là quello. ci poteva stare un cartellino giallo e basta. Senti, Mimmo, quanto conta il calendario in questo momento della stagione? Sono tante 7 giornate, è importante anche quello. Allora, Perché il Milan, oltre ad avere le coppe. per quanto riguarda il campionato, il Milan sì, sono 7 partite, però te ne mancano 4-5 punti, se non ricordo male, per la matematica certezza di andare in Champions League. Però, togliendo questi 4-5 punti, il Milan in Champions League il prossimo anno ci va tranquillamente, perché oramai dovrebbe succedere una catastrofe. L'unico obiettivo del campionato quale potrebbe essere? Arrivare secondi per andare a fare la Supercoppa italiana l'anno prossimo, ma sinceramente l'ho detto precedentemente in altre live, lo continuo a dire, se il Milan arriva terzo dietro questa Juventus è un fallimento totale. Sinceramente non puoi arrivare dietro una squadra come la Juve che per me non gioca neanche a calcio, vince partite così, giusto per. L'unico handicap, è vero che 6 punti sono tanti, però hai lo scontro diretto allo stadium e ci arriverai molto probabilmente, se il Milan passa il turno contro la Roma dei quarti, 3 giorni dopo avrai l'andata della semifinale, perché allo stadium si gioca il 28 e il 29 di aprile, la semifinale si gioca il 2 di maggio. E penso che a questo punto, con questi punti guadagnati, più li comincerà a fare turnover in Serie A e potresti perdere punti, però il Milan si gioca tutto in questa settimana, giovedì e giovedì dopo, tra andata e ritorno d'Europa League. Là si decide almeno una parte di stagione. Poi se vai avanti ci sarà la semifinale, poi chissà. Sentimi, ma in che condizioni vedi la squadra?